Ed eccoci qui, Samuel, super pronti, sul pezzo. Se dovevamo entrare adesso a parlare, siamo entrati subito al Salone Internazionale del Libro. Continuiamo a parlare e immergerci nel mondo della narrativa per l'infanzia, per i ragazzi, per i bambini, e adesso soprattutto nel mondo del mistero. Del mistero, che bello, il giallo, il mistero, indagare, scoprire i misteri, e anche un po' la paura però, Anche la paura, perché no? Il mistero crea paura. Il mistero crea anche un po' di paura, no? E ci sono anche degli enigmi da risolvere, perché abbiamo con noi un ospite, Isabella Salmoirago. Lei è autrice, editrice, titolare della casa editrice Storybox, e è venuta qui a presentarci la sua collana. Ciao Isabella, sono molto contenta di essere qua, grazie di avermi invitato, mi fa molto piacere. Grazie. L'occasione per parlare di storie è sempre molto gradita. Sì, assolutamente bene. Sì. Questa collana, no, è edita da Storybox, sì. Giunta al terzo libro, certo. Ricordiamo, siamo partiti dal Natale, sì. Che paura anche se, eccolo, vediamolo, ecco. Un attimo, sì. Sempre 31 storie. 31 storie, sì, qui ancora 31 storie. E che mistero anche se. Natale erano 24 però, perché Natale una specie di calendario dell'avvento. Abbiamo mantenuto questo il numero, sì? Un po' perché i numeri sono magici, aiutano e affascinano. Certo. Perché ci piace che le storie accompagnino i bambini per un certo periodo di tempo, quindi sono storie che hanno anche questa funzione di accompagnarli ad amare la lettura ogni giorno. Di creare questa pratica anche in casa, non solo a scuola, ma in casa con la mamma e il papà, con gli adulti di riferimento, l'abitudine di leggere ogni sera una storia. Quindi cioè, con questi vogliamo proprio spingere tutti a leggere ogni sera una storia, divertendosi, risolvendo gli enigmi. Anche la pazienza, no? Perché un po' come un calendario dell'avvento, certo. Tutti i giorni, ma non tutte subito. Esatto, anche questa è una cosa molto importante. Cioè. La pazienza, sì, il fare un passo alla volta, che è una cosa che ci siamo un po' dimenticati di questo tempo. Assaporare il racconto. E i protagonisti delle 31 storie più o meno chi sono? Allora, i protagonisti sono i più diversi, più disparati. Sì. Abbiamo topi, conigli, investigatori, cagnolini, cuochi. C'è un investigachef. Un investigachef. Wow. Poi abbiamo piccoli alieni, anche uno scarabeo. Anche uno scarabeo. Cioè, gli autori in CVA sono gli autori di questa racconta, sono gli stessi. Ogni autologia ha autori diversi, comunque presi nell'ambito del CVA, che è l'Associazione Italiana degli Scrittori per Ragazzi. Sono bravissimi scrittori. La selezione è stata durissima, scegliere 31. Non è stato facile, erano tutti spunti interessanti, sono delle belle penne, e quindi abbiamo scelto il meglio del meglio. Certo. Quindi. Quelli che ci hanno saputo stupire, che ci hanno fatto sorridere e divertire, perché se noi ci divertiamo noi editori, significa che poi si divertiranno anche i ragazzi, certo. E i genitori a leggere. Assolutamente sì. E poi però adesso poi c'è anche un altro libro importante di cui vogliamo parlare. È una doppia identità, mi piace il mistero, sì, ha una doppia identità come supereroe. Un po' supereroe sono, perché lavoro tantissimo, quindi vabbè, qualche superpotere c'è. Come? Sono autrice, quindi sono qua al salone in doppia veste di editore e di autore, e domenica mattina alle 10:45 presenterò un romanzo a cui tengo tantissimo, che si titola Il re del bosco, per la casa editrice Gribaudo. È una storia molto speciale perché la voce è quella di un piccolo larice che sopravvive alla tempesta Vaia, quella tempesta che tutti sanno nel 2018 ha abbattuto 40 milioni di alberi nelle nostre valli, soprattutto nel Triveneto, valli dove io ho passato tantissimi tempi, giornate bellissime, quindi quando sono tornata veramente è stato un po' uno shock, certo. E quindi è come se io avessi sentito proprio la voce degli alberi che mi chiamavano, mi invitavano a parlare con la loro voce, quindi la storia nasce da lì, e c'è questo piccolo larice, che la forza di questo larice è la sua debolezza, cioè il fatto di essere piccolo, flessibile, e cresciuto attorno a un masso che l'ha fatto crescere tutto storto, infatti i suoi amici lo prendono in giro, lo chiamano Schembo,
ma la sua debolezza è la sua forza, perché proprio perché è sottile riuscirà a piegarsi alla forza del vento che schianta gli alberi più possenti, cioè. E l'albero che l'ha fatto crescere storto sarà quello che lo ripara dal vento. La grande metafora delle difficoltà che si incontrano nella vita. Tra i personaggi c'è anche la bambina volpe, che mi incuriosiva un po', perché ho cercato di immaginarmela, perché non avevo visto ancora il libro, ecco. E quindi com'è la bambina allora, volpe? Allora, la bimba volpe ha i capelli rossi, sì, ha una coda, porta la coda, è un nastro verde, gli occhi verdi, e il suo papà è un guardaparco, quindi lei ama molto le piante, va, si ferma a chiacchierare vicino all'arice e ai suoi amici. Perché l'arice ha due amici che sono un cervo e un picchio, un po' un piccione. E la bimba volpe diventa amica dell'arice, e l'arice la sceglie, una volta sopravvissuto alla tempesta, per parlare come umana a cui parlare, quindi la sua umana con la coda la chiama la mia bimba volpe. Però purtroppo la bimba volpe è delude, perché pensando di salvarlo lo porta via dal bosco. Lei lo vuole salvare, però non sa che strappandolo dalla terra, dalle radici, soffre. E lo porta sul suo balcone e lo mette in un vaso. Alla fine capirà che in realtà l'arice ha bisogno di ritornare nel bosco, perché là la rete dei suoi amici lo sostiene e lo farà riguarire, lo farà riprendere. L'arice, che ha il compito di parlare con il re del bosco, si chiude in se stesso perché è deluso, certo. Ha il compito di parlare con la bambina volpe, scusate, e si chiude in se stesso, decide non parla più. Alla fine della storia si ritroveranno il dialogo e la bambina riuscirà a riportarlo a casa, in mezzo alle ai suoi amici alberi. C'è un grande rispetto anche per la natura, per i bisogni. Sì, bello, sì. E lo presenterai al Bosco degli Scrittori. Quindi anche tu, tra piante. Era il mio sogno di presentarlo lì. Devo dire che mentre lo scrivevo l'anno scorso ho detto mi piacerebbe presentarlo lì, e in effetti è un po' un sogno che così si realizza. È andato, si realizza. Nella fascia d'età per e allora è dagli 8 anni, perché comunque è un romanzo abbastanza lungo. Mi è piaciuto anche ai più grandi, Anche più grandi. Io so di mamme che si sono commosse. Bene, allora questo è la cosa più bella. Le storie sono trasversali, certo, le storie per ragazzi piacciono anche ai grandi. Comunque i lettori dagli 8 in su, poi ogni lettore, le fasce d'età sono così, un po' per dire, insomma, ogni lettore bisogna metterle la storia che la chiama, ecco. E allora grazie mille, prego, Isabella, grazie a voi, grazie a tutti per essere stati con noi. Grazie.